Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il mercoledì 9 di giugno del 2021 e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Noi stiamo leggendo il libro dei Giudici e quest'oggi noi leggeremo il capitolo 7 e il capitolo 8. La parola del nostro Signore. Ierubbaal, dunque cioè Gedeone, con tutta la gente che era con lui, alzatosi la mattina presto, si accampò presso la sorgente di Carod. L'accampamento di Madian era a nord di quello di Gedeone, verso la collina di More, nella valle. Il Signore disse a Gedeone, la gente che è con te è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire, è stata la mia mano a salvarmi. Fa dunque proclamare questo in maniera che il popolo oda. Chiunque ha paura e trema se ne torni indietro. E si allontani dal monte di Galaad e tornarono indietro 22.000 uomini del popolo e ne rimasero 10.000. Il Signore disse a Gedeone, la gente è ancora troppo numerosa per farla scendere all'acqua dove io li sceglierò per te. Quello del quale ti dirò, questo vada con te, andrà con te. E quello del quale ti dirò, questo non vada con te, non andrà. Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua e il Signore gli disse, tutti quelli che leccheranno l'acqua con la lingua come lecca il cane, li metterai da parte, così pure tutti quelli che per bere si metteranno in ginocchio. Il numero di quelli che leccarono l'acqua portandosela alla bocca nella mano fu di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Allora il Signore disse a Gedeone, mediante questi 300 uomini, che hanno leccato l'acqua, io vi libererò e metterò i Madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada ognuno a casa sua. I 300 presero i viveri del popolo e le sue trombe. E Gedeone, rimandati tutti gli altri uomini di Israele, ciascuno alla sua tenda, trattenne questi con sé. L'accampamento di Madian era sotto il suo nella valle. Questa stessa notte il Signore disse a Gedeone, alzati, piomba sull'accampamento perché io l'ho messo nelle tue mani. Ma se hai paura di farlo, scendi con pura tuo servo e udrai quello che dicono. E dopo questo le tue mani saranno fortificate per piombare sull'accampamento. Egli dunque scese con pura suo servo fino all'avamposto dell'accampamento. I Madianiti, gli Amalechiti, tutti i popoli dell'Oriente erano sparsi nella valle come una moltitudine di cavallette e i loro cammelli erano innumerevoli come la sabbia che è sulla riva del mare. Quando Gedeone arrivò, un uomo stava raccontando un sogno a suo compagno e gli diceva, ho fatto un sogno. C'era un pane tondo d'orzo che rotolava nell'accampamento di Madian. Giungeva alla tenda, la investiva in modo da farla cadere, da rovesciarla, da lasciarla per terra. Il suo compagno gli rispose e gli disse, questo non è altro che la spada di Gedeone, figlio di Joas, uomo di Israele. Dio ha messo nelle sue mani Madian e tutto l'accampamento. Quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, adorò Dio. Poi tornò all'accampamento di Israele e disse, alzatevi, perché il Signore ha messo nelle vostre mani l'accampamento di Madian. Divise i 300 uomini in tre schiere e consegnò a tutti quanti delle trombe e delle brocche, vuote con delle fiaccole nelle brocche. E disse loro, guardate me e fate come farò io. Quando sarò giunto all'estremità dell'accampamento, come farò io, così farete anche voi. E quando io con tutti quelli che sono con me suonerò la tromba, anche voi suonerete le trombe intorno a tutto l'accampamento e direte, per il Signore e per Gedeone. Gedeone e i 100 uomini che erano con lui giunsero all'estremità dell'accampamento al principio del cambio di mezzanotte, quando si era appena dato il cambio alle sentinelle. Suonarono le trombe e spezzarono le brocche che tenevano in mano. Allora le tre schiere suonarono le trombe e spezzarono le brocche e la sinistra
e presero le fiaccole con la destra e le trombe per suonare, si misero a gridare la spada per il Signore e per Gedeone. Ognuno di loro rimase al suo posto intorno all'accampamento e tutti quelli dell'accampamento si misero a correre, a gridare, a fuggire. Mentre quelli suonavano le 300 trombe, il Signore fece rivolgere la spada di ciascuno contro il compagno per tutto l'accampamento. L'esercito madianita fuggì fino a Bet-Sita, verso Serera, fino al limite di Abel Meola, presso Tabat. Gli israeliti di Neftali, di Asher e di tutto Manasse si radunarono e inseguirono i madianiti. Gedeone mandò dei messaggeri per tutta la regione montuosa di Efraim a dire: scendete incontro ai madianiti e tagliate loro il passo delle acque fino a Bet-Bara e i guadi del Giordano. Così tutti gli uomini di Efraim furono radunati e si impadronirono dei passi di acque fino a Bet-Bara e dei guadi del Giordano. Presero due principi di Madian, Oreb e Zeeb, uccisero Oreb alla roccia di Oreb e di Zeeb al torchio di Zeeb. Inseguirono i madianiti e portarono le teste di Oreb e di Zeeb a Gedeone dall'altro lato del Giordano. Quindi noi abbiamo letto capitolo 7, ora leggeremo capitolo 8, libro dei giudici. Gli uomini di Efraim dissero a Gedeone: perché ci hai tratti in questo modo? Perché non ci hai chiamati quando sei andato a combattere contro Madian? Ebbero con lui una disputa violenta. Egli rispose loro: che ho fatto io in confronto a voi? La racimotilatura di Efraim non vale forse più di vendemmia di Abiezer? Dio vi ha messo in mano i principi di Madian, Oreb e Zeeb. Che dunque ho potuto fare in confronto a voi? Quando egli ebbe loro detto questa parola, la loro ira contro di lui si calmò. Gedeone arrivò al Giordano, lo passò con i suoi 300 uomini, i quali, benché stanchi, continuavano a inseguire il nemico. E disse a quelli di Succot: date, vi prego, dei pani alla gente che mi segue, perché è stanca, e io sto inseguendo Zeba, Salmuna, re di Madian. Ma i capi di Succot risposero: Zeba e Salmuna sono forse già nelle tue mani, perché dovremmo dare del pane al tuo esercito? Gedeone disse: ebbene, quando il Signore avrà messo nelle mie mani Zeba e Salmuna, io vi lascerò le carni con le delle spine del deserto e con dei rovi. Di là salì Penuel e fece la stessa richiesta a quelli di Penuel, ma essi gli risposero come avevano fatto quelli di Succot. Egli disse anche a quelli di Penuel: quando tornerò in pace abbatterò questa torre. Zeba e Salmuna erano a Carcor con il loro esercito di circa 15.000 uomini, che era tutto quello che rimaneva dell'intero esercito dei popoli dell'Oriente, perché 120.000 uomini armati di spada erano stati uccisi. Gedeone salì per la via dei nomadi a oriente di Noba e di Jogbea e sconfisse l'esercito che si credeva sicuro. Zeba e Salmuna si diedero alla fuga, ma egli li inseguì, prese i due re di Madian e Zeba e Salmuna e sbaragliò tutto l'esercito. Poi Gedeone, figlio di Joas, tornò alla battaglia per la salita di Keres. Prese un giovane di Succot, lo interrogò e quello gli diede per iscritto i nomi dei capi degli anziani di Succot, che erano 77. Poi Gedeone andò da quelli di Succot e disse: ecco Zeba e Salmuna, a proposito di quelli che mi insultasti dicendo Zeba e Salmuna sono forse già nelle tue mani, perché dovremmo dare del pane alla tua gente esausta? Poi prese gli anziani della città e con delle spine del deserto, con dei rovi castigò gli uomini di Succot.
abbatté la torre di Penuel e li uccì e uccise la gente della città. Poi disse a Zeba e a Salmuna: come erano gli uomini che avete ucciso su Tabor? Quelle risposero: erano come te. Ognuno di essi aveva l'aspetto di un figlio di re. Ed egli riprese: erano i miei fratelli, figli di mia madre. Come è vero che il Signore vive, se avessi risparmiato la loro vita, io non vi ucciderei. Poi disse a Jeter, figlio Jeter, suo primogenito: alzati e uccidili. Ma il giovane non estrasse la spada, perché aveva paura, essendo ancora un ragazzo. Zeba e Salmuna dissero: alzati tu stesso e dacci il colpo mortale, poiché qual è l'uomo tale la sua forza? Gedeone si alzò, uccise Zeba e Salmuna e prese le mezze lune che i loro camelli portavano al collo. Allora gli uomini di Israele dissero a Gedeone: regna su di noi tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, poiché ci hai salvati dalla mano di Madian. Ma Gedeone rispose loro: io non regnerò su di voi, né mio figlio regnerà su di voi. Il Signore è colui che regnerà su di voi. Poi Gedeone disse loro una cosa: voglio chiedervi che ciascuno di voi mi dia degli anelli del suo bottino. E i nemici avevano degli anelli d'oro, perché erano ismaeliti. Quelli risposero: li daremo volentieri. E stessero un mantello sul quale ciascuno gettò gli anelli del suo bottino. Il peso degli anelli d'oro che egli aveva chiesto fu di 1700 sicli d'oro, oltre alle mezzelune, ai pendenti e alle vesti di porpora che i re di Madian avevano addosso, e oltre ai collari che i loro camelli avevano al collo. Gedeone ne fece un efod, che pose in offra sua città, e tutto Israele si prostituì al seguito di quello. Ed esso diventò un'insidia per Gedeone e per la sua casa. Così Madian fu umiliato davanti ai figli di Israele e non alzò più il capo. Il paese ebbe pace per 40 anni durante la vita di Gedeone. Ierubbaal, figlio di Joas, tornò ad abitare a casa sua. Gedeone ebbe 70 figli che gli nacquero dalle sue molte mogli. La sua concubina, che stava a Sichem, gli partorì anche lei un figlio, al quale pose il nome Abimelech. Poi Gedeone, figlio di Joas, morì molto vecchio e fu sepolto nella tomba di Joas, suo padre, a Ofra degli Abiezeriti. Dopo la morte di Gedeone, i figli di Israele ricominciarono a prostituirsi agli idoli di Baal e presero Baal Berit come loro dio. I figli di Israele non si ricordarono del Signore, del loro Dio, che li aveva liberati dalle mani di tutti i nemici che li circondavano, e non dimostrarono nessuna gratitudine alla casa di Jerubbaal, ossia di Gedeone, per tutto il bene che gli aveva fatto Israele. Parola del nostro Signore. Io ti aspetto che domani, giovedì, noi possiamo continuare a leggere la parola del Signore. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, noi siamo qui per leggere la parola di Dio. Non perdi neanche una puntata. Andiamo insieme a conoscere, a leggere e a meditare nella parola del Signore.